Ed ora eccoci con un altro incontro con Dino Maiano. Lui è tenente del Corpo di Polizia Municipale dei Vigili Urbani di Taranto, ma in questa sede è un poeta, si è in queste e in tantissime altre occasioni si è esibito e ha declamato le sue poesie, davvero encomiabili, perché esprimono una sensibilità forte, soprattutto verso la terra ionica, verso Taranto. Effettivamente sono un amante di... Buonasera innanzitutto. Sono un amante del territorio. Io amo la mia città perché è da vigliacchi abbandonarla in questo momento che è fragile. Vi do un acquerello di Taranto. Isola abbracciata dalle onde del mare, unita a opposte sponde da lacrime sofferte, di gente coraggiosa, rapita ai suoi vecchi mestieri e convogliata in Ilva a ribaltar paiole tra canne di altoforni in terre al tempo orlate da vigne e oliveti, diciamo di Taranto che è la città delle tradizioni, diciamo che Taranto è la paranza tra i delfini e diciamo che Taranto è la città della vecchia Magna Grecia, dove abbiamo tanta storia da raccontare. C'è anche un suo progetto, ce lo accenni? Il mio progetto, che io da 10 anni ci sto lavorando e sta andando a buon fine, è il progetto praticamente di un parco a tema culturale nella zona di Lama, dove ho creato in una miriade di materiali, più di 2 miliardi di materiali inseriti tra loro, che intrecciano il museo dei mattoni da pavimento e rivestimento delle aree ioniche, nonché il museo delle spezie e dei sapori delle antiche colonie della Magna Grecia adagiate sul mar Mediterraneo. Questa sera lei ha voluto anche ricordare un suo collega tragicamente scomparso, Marcello La Gioia. Eh sì, effettivamente mi piange il cuore, un ragazzo eccezionale, abbiamo perso veramente una stella che sicuramente andrà in cielo ad impreziosire l'eternità. Abbiamo un grande dolore per Marcello, è stato un vero peccato.